Ehi, la ciurma, io sono Max e ben ritrovati qui su Expeditions Viking. Stiamo andando ad esplorare un pochettino qua il villaggio, adesso sparito tutti, insomma, dobbiamo andare a bere da lui. Scusa, ce l'ha con noi? Urla. Buongiorno, onorabile Tegwin. Che notizie ci sono di recente? Massacro di franchi in Sassonia. Un mercante cerca dei guerrieri da soldare. Lo schierno è stato raidato dai uomini del nord. Ma ha saltato qualcosa? Quello è del massacro. Ah, brutte notizie. I cristiani vogliono convertire i pagani per adorare il loro dio. O altrimenti li uccidono. Migliaia che hanno resistito ai missionari stanno morendo sulle punte delle lance dei franchi. E Re Sigurd ha giurato che fermerà l'espansione cristiana come ha e ha promesso aiuto a tutti i rifugiati sassoni. Il re potrebbe assemblare l'armata ok, e salpare a sud per scoraggiare incursioni dei franchi nello Jutland. Qualcuno sta cercando dei guerrieri? Ah sì, su quello dei topi. Jarnskegadson. Ok. Ha toccato la notte, ma i fari non sono stati accesi. La popolazione di Skjern ha combattuto, li ha allontanati e ha catturato il loro leader. E gli ultimi sopravvissuti sono scappati con la loro nave. Dico, vabbè, i combattenti non erano così forti. Questo, gli dico qualcosa di vero. Che è successo poi? Quello che è successo veramente. Ah, glielo faccio vedere. Conferma le mie parole, insomma, lui Gunnar. Ma non è stato così di lontano onorevole come lui afferma. Eravamo semplicemente una nave contro un intero villaggio. Ah, i rumori quindi erano veri. Vorresti raccontarmi la tua versione degli eventi in privato? Probabilmente più tardi devo fare altre domande. Dove posso trovare una ciurma per una nave da guerra? Alla Longhouse di Jarl Ragnhild. Cioè, sì. Ci sono delle persone che sono perse nella palude? Sì, sono contento che stessi ascoltando. Sparisce gente nella palude. Ci sono dei rumori di giganti e di uomini. E uomini lanterna? Lantern man? Che circolano. La Jarl ha offerto un premio per chiunque sia abbastanza in gamba per investigare. Ok, dice, divertitevi fin tanto che siete qua. Ci sta. Proviamo con lui. Hai del sangue di nobile. Hai bisogno per caso di servi per la tua casa? Vendi gente? Sì, vuoi comprare? Vediamo.
1200 per uno, è abbastanza caro. E quanto mi dai invece se lo vendo? 1 o 830? No, non adesso. Magari un altro momento, grazie. Non è che sei interessato a una nave, no? No. Non c'era il dialogo, no. Aspetta, dove prendi i tuoi... Sono catturato da una battaglia da due clan in Svealand, al nord. Il clan è forte, ma non è abbastanza forte alla fine. Quindi è andata così. Copro solo i più forti. Se compri da me, ti garantisco che il tuo investimento ripagherai in un paio di anni. Ok, però qui, quindi qua abbiamo solo... abbiamo ricevuto la missione da lui. Quella ci compra la nave, ma non tantissimo. Questo ci smonta la nave e... niente, lei ci ha detto che c'è gente che scompare. Ancora io non ho investigato per bene. Andiamo a bere con il tizio. Qual che era? No, Questlog, allora, chiedi intorno per... Ah, però non abbiamo modo di... Ah, no, è con questo che si segna. Andiamo a bere con il tizio. Anche se potrebbe essere una cosa sconveniente da fare, ma... la casa di Ingimar è... Di qua, andiamo in qua. Ah, ok, qua. Abbiamo promesso che andavamo a bere da lui, speriamo che non ci tendano degli agguati o robe strane. Vediamo un po'. Speriamo che sia una situazione tranquilla. Ciao Ingimar. Allora, piena di comfort. Sono alcuni vecchi trofei e armi. Accostate a delle decorazioni inutili ma costose. C'è del fuoco. C'è una tavola imbandita con frutta, formaggi, carne. Ingimar sta mangiando una mela con un gran godimento. Oh, mazzatelle, eccoti qua. La promessa di un drink, cioè da bere, e le storie di Magin Bjorn, come potevo rifiutare? Vieni allora, sei mio ospite. E nessun mio ospite sarà assetato a lungo. Ok, ci sediamo e ci portano più cibo e da bere. Roscova dice, non berrei se fossi in te. Ho sentito delle foglie di rabarbaro. Questo qua sta cercando di avvelenarci. Mi immaginavo una roba del genere. Da dove conosci mio padre, Ingimar? Eravamo adesso... Hird, non lo so. Alleati contro Ars. Eravamo davvero forti lui e io. Abbiamo rimesso quei tizi al loro posto. Cos'è che dici? Ok, non l'ho mai capita. Provo a fare il trick di finesse. Ci ha sgamato. Cosa stai facendo, Mazzetes? La tua coppa di cuore era quasi vuota. Volevo riempirla un po'. Ma tu sei il mio ospite, Mazzetes. Bevi e lascia che i miei servi si occupino delle tue necessità. Faccio finta di bere.
Ai guerrieri veri e onorevoli, Skull! Provo a osservare i servi. Ok. Sembrano forti e in salute. Troppo, effettivamente. Quando uno cerca di riempire il tuo bicchiere, ti rendi conto che ha del ferro nascosto tra i suoi vestiti. Com'è che vi siete separati, tu e Meginbjorn? Tuo padre se n'è dovuto andare salpando verso ovest. Ho pensato che fosse la sua fine. Non ho mai sentito che è tornato, né nulla finché non ci sono state le notizie recenti della sua morte. Ascolta attentamente. Ah, ti rendi conto che non si sono separati in buoni termini. Quindi non sei salpato con lui? No, no, ma non è stata una mia scelta. Faccio finta di bere ancora. Pensi che io sia così vecchio da non accorgermi del tuo insulto? Rifiuti la mia ospitalità così apertamente, figlio di tuo padre, davvero. Tu stai provando ad avvelenarmi. Essere senza spina dorsale. Tuo padre mi ha tradito, Mazzetè, sei insultato il mio onore. Poi quel bastardo se n'è andato ed è morto. Quando lo vedi, digli che Ingibar non ha dimenticato il suo insulto. Ci avrei scommesso che non finiva bene. Allora, sono in 6 loro. Porca miseria, non è una buona situazione. Andrei qua come posizionamento. Anche se poi il rischio che Ketil sia in mezzo ai guai. Allora, tu... No, resta là. Il rischio che mi tirino giù Ketil qua. Proviamo così. Aia. Ci tirano giù, ci tirano giù. Ti è messi male, io sono giù. Siamo solo in 4 contro 6. Ma lui è stunnato, porca miseria. Non penso che Rothgar riesca a attaccarlo, no. Ah, però non può attaccare, porca miseria, ho sbagliato tutto. Ho sbagliato assolutamente tutto. Tiriamo giù questo, se possibile. Non abbiamo più nessuno qua, porca miseria, sono tutti morti.
Ma di nuovo stunnato? Ci tirano giù anche Gunnar adesso. Ok, per fortuna non mi è stunnato. Ahia, fortuna che c'avevo lo scudo. Oh, si è messi abbastanza male. Ma tu, Rosco, vai su questo così lo avveleni anche. Nefia, chi attacchi? Attacca lui. Ok, fortuna che non ha tirato tutto, l'ha tenuto sullo scudo. Però bella fregatura. E lui si attacca, si prende il tiro d'opportunità. Facciamo? Senti, Katie, tu cosa puoi fare? Se lo spingi però è attack action questa. Povera secondaria, se solo i pugni. Tra l'altro lui è senza scudo ormai, cosa faccio? Gli tiro solo. Ma se ritira solo scudo si prende l'attacco d'opportunità, vaffanbrodo. E tu prendi attacco d'opportunità. Ok, per fortuna fa poco danno. Non so se riusciamo a sopravvivere qua. Perché Rostov è anche messa in una posizione molto 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 svantaggiosa. Piva. Aia! Non tirateci giù Gunnar per piacere. E invece. Sicuro lui mi piglia l'attacco d'opportunità? Mi sa di sì. Sì. Dai, sono in 4 contro. Ah no, siamo in 4 anche noi, però. Siamo in 4 messi male, porca pupazza. Ancora con sto blocco assorbito, porca miseria, sti scudi. Tu che ti riesci almeno a tirare giù qua? Speriamo. Ok. 3 contro 4, noi si è messi molto male in realtà. Aia. Ci tirano giù anche lui. At least I lived. Ancora, basta con sto scudo, porca d'una miseria ladra.
Niente. È andata, come faccio a tirarci su da questa situazione qua? Sono tutti full vita, porca di una miseria! Gli tiri un attacco d'opportunità per piacere? No. Andata via anche Roskva, ovvio. Loro fanno il doppio tiro, lo pigliano tutti e due. Tira giù Ketil. Ma vaffanbrodo, vaffanbrodo! Niente. Ciao ragazzi, è stato un piacere. Ci vediamo presto. Buona giornata.